Il gioco di ruolo è probabilmente il genere che gode del maggior prestigio nel mondo dei videogiochi odierni. Un genere capace di appassionare veterani e novellini, adulti e ragazzini. Un genere dove l'immedesimazione è cruciale e la possibilità di vivere una vita alternativa in un mondo fantastico alletta le menti di noi videogiocatori. Il gioco di ruolo negli anni è stato ibridato a diverse meccaniche appartenenti ad altri generi, facendo saltar fuori un nuovo formidabile sottogenere, quello dei GDR orientati all'azione. Capacità di immedesimazione, pensiero rapido e velocità di esecuzione. Questo è ciò che amano gli appassionati di GDR orientati all'azione, ed è questo che troverete nei 10 videogiochi presenti in questa classifica. Io sono Dado Bux e vi do il benvenuto in questa nuova Top 10. Vi ricordo che ogni opinione espressa in questo video è strettamente personale, che in questa classifica è presente solamente un titolo per franchise e che se un titolo non è presente è possibile che non ci abbia giocato. Detto questo, direi che possiamo buttarci in questa classifica iniziando dalla numero 10. In decima posizione, Mount & Blade Warband. Non fatevi trarre in inganno dalla grafica piuttosto spartana di queste immagini. Mount & Blade Warband è un titolo molto profondo e complesso. Riesce a dare vita ad una campagna estremamente particolareggiata e praticamente infinita. Le battaglie in multiplayer offrono un'esperienza veramente epica, sebbene il titolo sia comunque fruibile in single player. Particolare attenzione è stato riposto sul sistema di combattimento, per certi versi quasi simulativo, che magari potrebbe non piacere a tutti i palati, ma che offre senza ombra di dubbio una grande sfida per i videogiocatori più abili e pazienti. In nona posizione, Dragon's Dogma Dark Arisen. Pochi videogiochi riescono a vantare un bestiario così profondo e curato come quello di Dragon's Dogma, che ci immerge in un mondo di gioco vasto e a tratti particolarmente ispirato. Le varie quest di qualità altalenante ci accompagnano in una campagna a tratti dispersiva, caratterizzata peraltro da una scelta di checkpoint abbastanza discutibile. Il gioco però si riscatta grazie ad un sistema di combattimento veramente all'altezza, che offre differenti combinazioni a seconda delle classi e delle abilità imparate. Dragon's Dogma è un videogioco che ha da offrire veramente molto, ovviamente a patto di riuscire a soprassedere su tanti piccoli difetti che non gli fanno raggiungere l'eccellenza. In ottava posizione, Borderlands 2. Personalmente non riesco a trovare più di un difetto a Borderlands 2, che potrebbe essere tranquillamente molto più in alto in questa classifica. Il punto è che quell'unico difetto per me è insormontabile, e cioè che è un videogioco che dà il massimo in multiplayer e che in single player risulta abbastanza piatto. Però, a patto di avere un gruppo di amici con cui giocare, l'esperienza di gioco mantiene l'adrenalina di uno sparatutto e la longevità ed il fascino di un gioco di ruolo. Quindi fateci un pensierino, ovviamente a patto di comprarlo, insieme a qualche amico. In settima posizione, Kingdoms of Amalur: Reckoning. Il gioco parte dal concetto che ogni persona esistente abbia un destino davanti a sé, che può scoprire ma non cambiare. Mentre il videogiocatore impersona l'unico essere umano sprovvisto di destino, che quindi non solo scrive il suo mentre gioca, ma che può anche cambiare quello di tutti gli altri. Partendo da questo presupposto, il videogioco ci racconta mille altre storie parallele, una più affascinante dell'altra, in un mondo vivo, vibrante, ispirato, caratterizzato da un'estetica veramente piacevolissima e da un combat system adrenalinico e divertente, nonché da quest varie e valide. È difficile trovare un vero difetto a Reckoning, se non quello che è ottimo in tutto, però non è eccellente in niente. Quindi, da prendere seriamente in considerazione, dato che è capace di regalare ore e ore di gioco, ma che purtroppo però non riesce a regalare l'esperienza memorabile che altri splendidi titoli più in alto in questa classifica riescono a regalare. In sesta posizione, The Elder Scrolls V: Skyrim.
Qui, al contrario di Reckoning, potrei trovarvi infiniti difetti del titolo. Alcuni peraltro molto noti, come un sistema di combattimento non proprio profondissimo, diversi bug che costellano il titolo ed un level design in diversi punti veramente approssimativo. Il fatto è che, al contrario di Reckoning e dei precedenti, Skyrim è il primo titolo di questa classifica che è stato capace di regalarmi un'esperienza veramente epica e memorabile. Così memorabile che ancora oggi, a distanza di anni, amo riprendere Skyrim. Su questo splendido gioco della Bethesda ho realizzato un video dedicato. Vi lascio il link qui in sovrimpressione. In quinta posizione, Mass Effect 2. Scegliere un gioco BioWare che spicca su tutti gli altri è veramente molto complesso ed è dettato molto dai gusti personali di ogni singolo utente. Personalmente, credo che il punto più alto di BioWare negli ultimi 10 anni sia Mass Effect 2, un titolo che riesce a combinare perfettamente la profondità del gioco di ruolo a delle missioni dal gusto più squisitamente action. L'epopea spaziale raccontata da Mass Effect vede il suo vertice nel secondo capitolo, che, secondo la mia opinione, addirittura è anche molto meno obsoleto dell'uno giocato al giorno d'oggi, a distanza di così tanto tempo. Ed in tutto questo, occhi puntati su Mass Effect Andromeda, in uscita in questo 2017. In quarta posizione, Fallout 3. Il Dado Bugs Game of the Year 2008. Come dissi in quel video, le cronache del dopobomba non sono mai state così belle. Mai, e dico mai, avevo assistito ad un racconto così verosimile, così toccante, così crudo, così intenso, in un mondo così diverso dal nostro. La desolazione dei paesaggi di Fallout 3 riescono ad essere evocativi ancora oggi, ovviamente a patto di soprassedere sulla grafica un po' datata. Il comparto gameplay invece risulta essere indiscutibilmente insuperato, magari meno action rispetto al quarto capitolo, ma sicuramente molto più GDR. Se in Fallout 4 si nota molto la natura ibrida del titolo, in Fallout 3 ci si rende conto che si sta giocando un gioco di ruolo vero, duro e puro, ma con tutto il divertimento che può offrire un FPS nei momenti del combattimento. Fallout 3 è una pietra miliare dei GDR orientati all'azione, anche e soprattutto perché sequel di quel Fallout 2 che invece era isometrico e prevedeva un combattimento a turni. In altre parole, uno di quei rari esempi in cui stravolgere un franchise non solo non significa rovinarlo, ma può significare addirittura migliorarlo. In terza posizione, Deus Ex Human Revolution. È veramente raro trovare un videogioco che sia contemporaneamente GDR, FPS e stealth e che al contempo offra una delle storie più intricate e complesse degli ultimi anni. Deus Ex Human Revolution fa proprio questo. Presenta una denuncia sociale fortissima, con chiari riferimenti al mondo odierno, mascherandola mediante l'argomento del transumanesimo. Un videogioco caratterizzato da un level design pazzesco e che permette ad ogni videogiocatore di plasmare la sua avventura nella maniera in cui meglio crede. Molti videogiochi sembrano dare libertà al giocatore, ma in pochi, veramente in pochi, ci riescono come ci riesce Deus Ex. Recentemente è uscito anche un sequel, che è Mankind Divided, che migliora Human Revolution dal punto di vista del gameplay, ma che personalmente lo ritengo un gradino sotto come storia. Quindi, personalmente, non ho avuto dubbi a mettere Human Revolution in questa classifica. Poi, ovviamente, se vi è piaciuto questo, recupererete anche il sequel. In seconda posizione, Dark Souls. E io credo veramente che non ci sia bisogno di presentazioni per Dark Souls, uno dei videogiochi più discussi sul web degli ultimi anni. Adorato o odiato dalle community dei videogiocatori, Dark Souls presenta indubbiamente uno dei sistemi di combattimento più gratificanti degli ultimi 10 anni, se non addirittura di sempre. Il gioco che ha consacrato la formula dei Souls-like, che ha portato alla ribalta l'importanza dei dettagli nascosti, che ha unito le community di tutto il mondo alla scoperta di vari segreti. Un fenomeno di massa al quale vale ancora la pena partecipare, dato che potrebbe essere veramente una delle più belle esperienze videoludiche che potreste provare in un gioco di ruolo negli ultimi 10 anni. Il più grande difetto di Dark Souls, che non gli fa raggiungere la vetta della classifica, è che in diversi punti dimentica di essere un gioco di ruolo.
Capita diverse volte che non si riesce ad iniziare una quest perché semplicemente non si riesce a capire come iniziarla, così come indubbiamente le descrizioni degli oggetti offrono informazioni sul mondo di gioco, ma tali descrizioni sono piuttosto misere se paragonate alla migliaia di informazioni presenti in altri GDR. In poche parole, Dark Souls è un videogioco che fa dell'interpretazione il suo punto di forza, capace di regalare un'esperienza di gioco eccezionale, ma che indubbiamente non è per tutti i palati. Tuttavia, al giorno d'oggi su Steam si trova ad un prezzo così basso e così conveniente che un tentativo vale la pena farlo sempre. Vi ricordo che tutti i link per acquistare i titoli presenti in questo video li trovate in descrizione. Bene signori, siamo arrivati in vetta. In prima posizione, il videogioco di ruolo orientato all'azione che reputo il migliore degli ultimi 10 anni, se non addirittura di sempre. Il titolo che mi sento di consigliare a tutti, sia a chi gioca da poco, sia a chi gioca da un pezzo. Il capolavoro, che dal mio punto di vista è addirittura il miglior videogioco presente sul mercato, realizzato in questa 8ª generazione di videogiochi, è... In prima posizione, The Witcher 3. The Witcher 3 è il gioco di ruolo fantasy per eccellenza, caratterizzato da una storia profonda e molto ispirata, da un combat system che ricalca in maniera brillante i libri dai quali è tratto il titolo e da personaggi che sono veramente memorabili. Le uniche due ragioni per cui non dovreste provare The Witcher 3 sono... 1. Se non vi piace il personaggio di Geralt, e lì non c'è niente da fare, dato che purtroppo non potete cambiare il personaggio e farlo a vostro piacimento. 2. Se non vi piace il genere fantasy, e anche qui non c'è niente da fare. Ma in tutti gli altri casi, correte a prenderlo! Ogni cosa in The Witcher 3 grida al miracolo, dalla componente estetica grafica, alla varietà delle quest, al bilanciamento dei vari livelli di difficoltà, all'inserimento di diverse meccaniche peculiari del gioco, come ad esempio la splendida gestione dell'alchimia presente in molti titoli, ma mai gestita così bene come in The Witcher. The Witcher 3 non è un gioco, The Witcher 3 è un'altra vita. E questo, signori miei, credo che basti da solo per rendere The Witcher 3 il miglior gioco di ruolo orientato all'azione degli ultimi 10 anni.